Giamborno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui su Xiqualf Calcio 2.0, il mio canale parallelo. Ragazzi, quest'oggi che cosa andiamo a fare? Ho preso la Lazio e l'ho messa, la Lazio che ho creato sul mercato che farei, la Lazio che ho preso per appunto fare il mercato che farei. Se non avete visto il video andate a recuperarvelo sull'altro canale su Xiqualf. E l'ho messa su FIFA e simuleremo l'intera stagione come facciamo da diversi giorni a questa parte, per vedere questa Lazio dove arriverebbe se simuliamo per tutta la stagione per quanto riguarda il mercato che farei. Prima di iniziare però vi invito a lasciare tantissimi piace qui sotto se domani volete questo video anche con il Napoli, poi con il Milan e poi con tutte le altre squadre. Vi invito anche a lasciare mi piace per supportare il progetto e vi invito anche ad iscrivervi a questo secondo canale, perché per me è molto importante che ve lo facciate, perché vorrei arrivare molto presto a 50.000 iscritti. Sto preparando uno speciale di cui adesso non vi voglio dire nulla. Detto questo, che cosa dobbiamo fare? Allora, andiamo subito innanzitutto a guardare la rosa. Andiamo in Abrosa. Ecco, questa qui è la rosa della Lazio che abbiamo creato: Stracoscia, Joronen, Guerrieri, Luis Felipe, Acerbi, Radu, Thiago Silva, ragazzi, 34 anni, ci serve solo per una stagione, Patric, Armini, Vavro, Lucas Leiva e Parolo. Poi abbiamo, vabbè, Felipe Anderson che gioca davanti, Lukaku, Fares, Lulic, Fofana, Cataldi, Milinkovic, Savic, David Silva, Luis Alberto, Marusic, Lazzari, Correa, Lasagna e Ciro Immobile. Questa è la squadra. Visto che la Lazio l'anno prossimo farà la Champions e visto che ha fatto il mercato per l'anno prossimo, come potrete vedere adesso dalla grafica qui a destra, l'abbiamo messa in Champions. O l'ho semplicemente inserita nel girone senza fare troppi cambi del Napoli, perché il Napoli l'anno prossimo la Champions non la farà, a meno che non vincerà la Champions. Come potrete vedere c'è questo tipo che ha sorteggiato la Lazio. E siamo appunto nel girone con il Genk, con il Salisburgo e appunto con il Liverpool. Quindi cerchiamo di fare meglio possibile. L'obiettivo è quello di vincere lo scudetto. Ovviamente abbiamo anche la Supercoppa europea, ci sta, anche se in realtà non l'avremo, però non sapevo come levarla, quindi ci sta. Andiamo a guardare gli obiettivi e poi si può partire. Se, vabbè, raggiungi la finale di Champions League, ma voi vi drogate. Vabbè, comunque sti cazzi, tanto è una stagione. Però qualificati per la Champions Serie A, ci sta. Raggiungi i quarti di Coppa, ci sta. Ma ti pare raggiungi la finale di Champions League? Ma siete scemi. Vabbè, detto questo, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare prima di tutto la formazione ufficiale della Lazio. Quindi andiamo a mettere Felipe Anderson a sinistra, ma possiamo realmente mettere anche Fares qua. Mettiamo Anderson qua, però dobbiamo no, non possiamo. Allora mettiamo Anderson qua a fare il titolare. Fermi un attimo tutti quanti. Anderson, dove cazzo sei? Dove sei? Ah no, l'ho messo punta Anderson, ecco perché non... Felipe Anderson lo mettiamo qua. Poi qua ci mettiamo Correa e gli facciamo fare a... Dov'è AT? Eccolo qua. Mentre questo lo avanziamo e fa il COC, ma non lo fa Milinkovic Savic il COC, bensì lo fa Luis Alberto perché è COC, e così facendo di tanto in tanto mi gioca anche David Silva. Fofana me lo porto in panchina perché spesso giocherà al posto di Lucas Leiva. Lasagna me lo porto in panchina. Qua gioca Acerbi, Luis Felipe, gioca Thiago Silva. Forse addirittura potrei mettere centrale Thiago Silva. Non lo so in realtà, non lo so. Vabbè, comunque fatto sta che secondo me va bene così. Fares, volendo, me lo porto in panchina in generale, al posto di Radu, al posto di Patric mi porto Lukaku, che è veloce. Joron l'abbiamo già messo in panchina, la squadra è fatta. A questo punto, prima di simulare tutto fino a gennaio come facciamo sempre, lo sapete, l'abbiamo fatto anche per la Juventus, dobbiamo andare sia a simulare ma fino al 11 di agosto per simulare la Supercoppa italiana. Dopo, successivamente, appunto, andremo a vedere com'è e poi a simulare fino a gennaio. Via! Siamo arrivati al giorno della partita con la Juventus. Non voglio fare né conferenze stampa né niente. Simuliamo direttamente per vedere com'è andata. E poi, insomma, vediamo. Prima di parlare o di dire cazzate, abbiamo perso 2-1. Ronaldo si è anche mangiato un rigore, ha segnato Immobile, si è spaccato Dybala. Va bene così, insomma, non bene, bene per niente. Però qualche cosa dovevamo pur fare, abbiamo perso. Potevamo vincere, potevamo perdere, abbiamo perso. A parte che me ne freghi molto essendo la Lazio, però è FIFA. Andiamo a vedere il primo dicembre. Vediamo questa Lazio che ho creato come farebbe in realtà. Via! Siamo arrivati al primo di gennaio. Andiamo a vedere com'è andata la stagione in questione con la Lazio che abbiamo creato. Allora, l'unica partita di agosto era contro la Samp, abbiamo vinto 3-1. Poi abbiamo perso il derby. Poi abbiamo vinto la Spalla 3-1, abbiamo vinto 2-0 contro il Genk, 4-0 contro il Parma, sconfitta per 2-1 contro l'Inter, vittoria per 1-0 contro il Genoa, sì, contro il Liverpool abbiamo vinto 1-0, ma che è, vabbè, 3-0 con il Bologna,
3-1 con l'Atalanta, raga, abbiamo creato una squadra fortissima. 1-0 contro il Salisburgo. Abbiamo vinto, hanno perso, ecco, cioè, ti pare che la Lazio vince 1-0 con Liverpool e perde 1-0 con Salisburgo? Ma come cazzo si fa? Con la Fiorentina vittoria 2-1, vittoria 3-1 contro il Torino, sconfitta 2-1 contro il Milan, vittoria 3-0 contro il Salisburgo, 4-1 vittoria contro il Lecce, 4-0 vittoria contro il Sassuolo, 3-1 vittoria contro il Genk, 2-1 vittoria contro l'Udinese, sconfitta 3-0 contro la Juventus, vittoria contro il Liverpool. Sta Lazio ha vinto all'andata e a ritorno contro il Liverpool. Raga, guardate se li abbiamo eliminati, Vittoria 4-0 col Cagliari e vittoria 2-0 con il Verona. Allora, vi faccio un pronostico. Secondo me siamo passati primi in Champions e siamo passati anche, e siamo tipo secondi in terzi in campionato. Vediamo. Primi in Champions, 5 vittorie, 0 pareggi, una sconfitta tra l'altro maturata contro il Salisburgo, difesa di Cristo. Liverpool secondo, Salisburgo eliminato, va in Europa League. L'Inter è uscita. Poi vediamo le altre, l'Atalanta è passata e la Juventus, dove cazzo è la Juve? Dov'è la Juventus? È passata come seconda. Detto questo, andiamo a vedere in campionato. Oh, secondo me secondi o terzi, forse terzi. Sesti! Ah, ma guarda lì, siamo a pari punti con la quarta, siamo sesti, a meno 3 dalla terza, a meno 4 dalla seconda. No, siamo assolutamente in gioco. Assolutamente in gioco. Voglio vedere sinceramente in questo momento adesso come sta andando la stagione. Quindi Abrosa, parte mi incominciò, si è fatto squalificare, sto coglione, Abrosa. Allora, Stragoscia le ha giocate praticamente tutte, tranne 3 di Joronen. Poi 10 partite Luis Felipe, 24 Thiago Silva, super titolare. Acerbi 24, super titolare anche lui. Armini non gioca mai, Vavro non gioca mai. Radu 18, quindi continua a giocare Stefan Radu, nonostante l'età. Patric 5 partite, Leiva ne gioca 10, quindi Leiva non gioca praticamente mai. Parolo ne gioca 16, quindi gioca Parolo titolare al posto di Lucas Leiva. Non mi chiedete perché, ma non lo so. Lulic ne gioca 12, Lukaku ne gioca appena 2. Fares non gioca mai, ragazzi miei, Fares non gioca mai. Felipe Anderson ne ha giocato 18, ha fatto 3 gol. 0 Cataldi, 1 Fofana, delusione Fofana, ragazzi, ne gioca appena 1. Milinkovic ne ha giocate 24, 10 gol e 4 assist. Guardate David Silva quanti assist ha fatto, 15. 11 partite di Luis Alberto, ma aspettavo un po' di più. Non gioca Luis Alberto, giocano Milinkovic e David Silva. 3 gol e un assist per Luis Alberto. 7 partite per Marusic, 20 per Lazzari, 3 gol e 3 assist. 24 per Correa, 8 gol e un assist. 6 partite per Lasagna, 1 gol. 24 partite per Immobile, 14 reti e 0 assist, di cui 10 in Serie A. Poi basta, credo sinceramente di non avere capocannoniere in questo momento in squadra. Andiamo a vedere, no. Immobile 10, c'è comunque Ronaldo a 12, c'è anche Milinkovic comunque a 10, quindi insomma hanno segnato abbastanza. Per quanto riguarda gli assist man, vediamo un po' gli assist man. Ah, cioè Silva è primissimo, David Silva, ragazzi, 14 assist, è primissimo, cioè insegna 7 come secondo. A questo punto non ci rimane che piangere, no scherzo, non ci rimane che andare avanti, vedere questa squadra. Cioè, abbiamo il Real Madrid in Champions League, cioè, però abbiamo battuto i campioni d'Europa del Liverpool, quindi no, io andrei qua. Anzi, cioè sì, andrei qua il giorno dopo il Brescia, anzi, per giocare l'ultimo con il Napoli e vedere se c'è magari una Champions League impossibile, una finale di Champions League e poi magari una Coppa Italia. Simuliamo e vediamo dove arriverà questa Lazio che abbiamo creato, che secondo me forse è la squadra più forte che abbiamo creato tra quelle che abbiamo fatto nel mercato che farei. Ah, raga, come pensavo, c'è un cazzo. Andiamo tutto indietro e vediamo com'è andata questa stagione. Allora, vinto 3-1 col Brescia, pareggiato 1-1 col Napoli, forse è il primo pareggio, cioè non mi ricordo un pareggio. Vinto 2-0 col Trapani, siamo passati. Vinto 2-1, poi siamo chi vese in culo qua a Samp. Pareggiato il derby, peccato. Perso con la Juventus, ecco, qui finisce il percorso della Lazio in Coppa Italia ai quarti di finale. Poi con la SPAL, vediamo un po', 2-1 vinto. Vinto 5-0 con il Parma. Perso 2-1 con l'Inter, non ci arriviamo in Champions. Pareggiato 1-1 con Real Madrid, voglio vedere il ritorno. Perso 1-0 con Genoa, la solita Lazio che a marzo crolla. Vinto 2-1 con Bologna, vinto 2-0 con, mica tanto, l'Atalanta. Perso 3-0 con Real, si ferma agli ottavi di finale dell'avventura della Champions della Lazio. Vinto 1-0 con la Fiorentina, vinto 3-1 con Torino. Perso 2-1 con Milan, vinto 2-0 con il Lecce. Vinto 2-0 col Sassuolo, vinto 2-0 con l'Udinese. Perso 3-1 contro la Juve, 2-1 contro la Juventus. Vinto 4-0 con il Cagliari, vinto 3-0 col Verona, vinto 3-0 con il Brescia. E a questo punto vediamo come siamo andati in campionato. Bam! Quinti.
È ida male. Esperimento fallito. La Lazio non ah no, aspettate un attimo, che cazzo sto dicendo? C'è Napoli-Lazio. Io per esempio più di 100 punti fa. Ma raga, se la Lazio vince a Napoli a Champions League, io non ho parole. Buoni tutti, fermi un attimo. È più intrigante di quello che mi aspettassi. Fermi tutti, c'ho 63 di overall, sono tutti morti. Riposate, belli mia. Riposate i figli. Oh, non mi rompete i coglioni con tutti sti, tutte queste trattative. Io non voglio trattativare. Gara più importante dell'anno a Napoli. Se la Lazio vince ancora Champions, se noi abbiamo conseguito l'obiettivo. Se la Lazio perde, ce la siamo presa in der culo. Allora, la squadra è questa. Non cambia. Simuliamo e vediamo cosa farà la Lazio a Napoli. Se vince o pareggia il Napoli è... Se vince il Napoli o pareggia il Napoli è in Champions. Attenzione. La Lazio vince 3-1. Doppietta di Luis Alberto e poi segna Kevin Lasagna dal dischetto, ragazzi. La Lazio vince a Napoli e noi abbiamo conseguito l'obiettivo. Cioè, in realtà l'obiettivo massimo era lo scudetto, ma mi sembra veramente difficile. La Lazio si riconferma in Champions League. Pazzesco, eh? Raga, è finita in modo pazzesco. Andiamo a vedere la brosa per vedere chi si è comportato meglio e chi si è comportato peggio. 44 nel gioco a Stracoscia. Poi 30 Luis Felipe. 48 nel gioco di fa anche 5 gol e 4 assist. 49 nel gioco Acerbi. Poi 24 nel gioco Radu. 15 Patrick. 27 Lucas Leiva, quindi è tornato a giocare, forse si era rotto allora. Parolo 23 ne gioca, Lulic 27, Lukaku 6, una sola Fares alla fine, ne ha giocata una in campionato. Lui, no, Felipe Anderson ne gioca 27, fa 5 gol e un assist, ma aspettiamo un pochino meglio se vi posso dire la verità. Non gioca mai Cataldi, non gioca mai Fofana, Milinkovic ne gioca 48, fa 14 gol e 8 assist, madonna. David Silva ha fatto 18 assist. Luis Alberto 9 gol e 8 assist, alla fine si è ripreso ampiamente. Marusic 18 partite, 1 gol e 0 assist, ci sta. Lazzari ne gioca 35, 48 ne gioca con Rafa, 11 gol e 3 assist. Lasagna alla fine, dai, ha giocato appena 14, ha fatto 2 gol, tra cui quello che ha messo la parola fine alla storia Champions. Immobile, guardate Immobile, 49 partite, 33 gol, di cui 28 in campionato, 1 assist. Quest'anno ha fatto meglio, ne ha fatti 36. Però insomma, tanto di cappello, vediamo se qualcuno ha vinto classifica capocannoniere o roba del genere. Ma posso dire di essere abbastanza soddisfatto della squadra che ho creato nel mercato che farei. Immobile capocannoniere del campionato con 28 gol, ne fa 3 in più di Ronaldo. E tra l'altro c'è anche Milinkovic a 14 nella top 15. Vediamo gli assist man. Sì, vince David Silva con 17 assist. Poi c'è anche Dzeko con 13 da secondo. Ma nella Lazio c'è anche Luis Alberto con 8. Ragazzi, la puntata si può concludere qua. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Lasciate tantissimi invece qui sotto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Mi raccomando, perché per voi magari l'iscrizione non è niente, ma per me è tanto tanto tanto. Tantissimi mi piace. Buon ciao, come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.